in un certo momento della loro storia sono stati sollevati dal fondo del mare e sono stati portati in atmosfera, d'accordo? Questa operazione di sollevamento in blocco del fondo del bacino naturalmente ha fatto in modo tale che tutto il bacino non potesse arrivare in atmosfera mantenendo la sua continuità, ma chiaramente lungo il bacino sono formate delle grandi linee di sezione per cui sono identificati dei blocchi che hanno, come dire, lavorato in modo indipendente, in modo tale che ciascuno di questi blocchi si è trovato poi nella sua storia a, come dire, essere sistemato in posizioni differenti. Se noi facciamo diciamo un disegno, una fase successiva, noi possiamo immaginare che di avere a disposizione dei blocchi isolati, d'accordo, disposti a quote diverse, quindi ce ne sarà un altro messo così più basso, quindi un sistema che si è sollevato a blocchi sistemati a quote diverse. Lungo le grandi direttrici di taglio che si sono evidenziate, naturalmente ha lavorato il sistema erosivo rappresentato anche da un reticolo pluviale superficiale, in modo tale che ciascuno di questi blocchi, con dimensioni sue proprie, ha finito per rimanere isolato e indipendente dagli altri. Allora, a lungo andare, i blocchi sono stati, come dire, arrotondati, quindi hanno cominciato a smussare gli spigoli, si sono consumati, quindi ciascuno di questi blocchi può essere, alla fine, immaginato come una serie di elementi così abbastanza arrotondati, d'accordo? Disposti nello spazio e a quote diverse, naturalmente. Allora, poiché questi sedimenti, fra l'altro, sono sedimenti che mostrano una successione di litologie differenziate e esistono livelli più competenti e livelli meno competenti, come abbiamo visto prima, chiaramente l'erosione lavora e allora, se noi entriamo in un singolo, d'accordo, noi abbiamo che teoricamente la situazione è schematizzabile in questo modo, quindi noi abbiamo in testa un livello competente che protegge livelli meno competenti sotto, d'accordo? Come abbiamo visto prima. Allora l'erosione naturalmente lavora mantenendosi sopra un cappello più resistente, che però anche lui è destinato a morire perché abbiamo visto che qui si erode, crollo e quindi praticamente la copertura tende ad arretrare, la superficie si riduce continuamente per crollo, fino a che il livello di copertura superiore viene consumato e allora si entra nel livello inferiore, il quale naturalmente viene consumato molto più in fretta e si arriva ad un'altra superficie piana, d'accordo? Che crea un altro terrazzo. Allora chiaramente vedete che il castello di Las Plazas è sicuramente appoggiato, si vede anche sotto, su un livello più competente, vedete si vede sotto quella paretina un po' più ripida e poi sotto ci sarà un livello meno competente, poi un altro meno competente e la morfologia è una morfologia di cono, così come adesso può apparire. In realtà nasconde questo tipo di situazione. Se voi guardate qui attorno, vedete che in realtà tutti questi blocchi di dimensioni diverse sono separati fra loro da che cosa? Da valli, vallecole, che sono l'incisione del reticolo fluviale che si è sviluppato. Adesso il corso d'acqua principale passa grosso modo qui al di là della strada, si infila lì dietro, vedete? E anche qui davanti a voi avete ancora elementi di questi blocchi, isolati dalle incisioni che si sono sviluppate lungo le direttrici di taglio, lungo le quali si è anche poi insediato il corso fluviale, e risultano separati. Le gradonature, i livelli sono sempre molto visibili, d'accordo? È chiaro? Adesso oggi c'è poca visibilità, però al di dietro del cono di Las Plazas voi trovate una superficie orizzontale, se fate un disegnetto voi avete il primo piano il cono di Las Plazas e dietro un tavolato così, d'accordo? Questo tavolato che vedete dietro è la Gela di Gesturi, che si appoggia sopra il miocene, cioè il miocene sul quale noi poggiamo i piedi adesso, all'altezza di Gesturi Barumini, come dire, lo troviamo a quote più elevate, il livello della Gela di Gesturi è di circa 650 metri più o meno, quindi rispetto alla quota tale sarà almeno 150 metri più in alto, quindi vuol dire che noi ci stiamo muovendo lungo un ideale profilo verso nord-est, e stiamo risalendo questo tipo di situazione. Qui troviamo praticamente il basalto che copre
La chiusura, la gara di gesturi è la chiusura superiore della quota più elevata in questa zona del miocene. Quindi il miocene arriverà a 600 metri, grosso modo, ed è poi coperto dal basalto. Noi arriveremo qui, andremo qui sotto, andremo sulla giara, poi dopo torneremo dall'altra parte e vedremo da questa parte ancora, raccoglieremo il miocene da questa parte e poi qui la linea di trasgressione sul basamento. Domande? Allora, questo muro è fatto con roccia basaltica, per la faccia più scura, e ogni tanto hanno anche incastonato un po' di roccia miocenica, che è quella giallastra. Allora, il basalto è una roccia magmatica, di che tipo? È una roccia magmatica, effusiva, quindi vuol dire che è venuta a giorno risalendo la crosta, e poi espandendosi in superficie. Il basalto è una roccia basica, quindi vuol dire che ha un contenuto in silice molto basso relativamente tra le rocce magmatiche e, per quanto riguarda i termini effusivi, la roccia più basica, d'accordo? Quindi ha un contenuto in silice intorno, silice espressa come SiO2, intorno al 40-45% rispetto a una riolite. Noi abbiamo visto le rioliti di Montessu, che sono l'equivalente termine effusivo più acido in assoluto, che ha un contenuto in silice SiO2 che è vicino a quella dei graniti corrispondente intrusivo, 70%. Quindi i basalti sono le rocce basiche per definizione dal punto di vista del contenuto in silice. Essendo basiche, sono anche dotate, quindi il contenuto di silice, come dire, condiziona la viscosità dei sistemi. Quindi, perché tutti gli altopiani basaltici sono altopiani e sono fatti da tavolati? Perché in realtà queste rocce, quando vengono a giorno, essendo molto fluide e poco viscose, hanno la possibilità di stendersi sulla morfologia e quindi vanno a generare veramente delle grandi superfici più o meno orizzontali, modellano la morfologia preesistente e creano questi tavolati basaltici. Noi in Sardegna abbiamo le cosiddette giare, che sono esattamente l'espressione di questo tipo di fenomeno, d'accordo? I basalti delle giare in Sardegna hanno un'età molto giovane, sono di età plio-quaternaria come definizione geologica, cronologica, e sono associati a un vulcanismo che è data dai 5 fino ai 0,5 milioni di anni di età, d'accordo? Quindi è roba molto molto recente. Sono rocce che sono venute e sono messe a giorno attraverso non dei condotti puntuali, d'accordo? Quindi non è che voi dovete trovare un punto, esistono anche emissioni puntiformi, però normalmente queste colate basaltiche delle giare sono da associare a grandi fenditure della crosta, lungo le quali il basalto è risalito e poi si è riversato creando questi altopiani. L'età è abbastanza giovane e quindi tende a, come dire, coprire tutti i terreni pre-plio-quaternari. Nel caso specifico, in questa zona, noi li troviamo appoggiati in quasi tutta la Sardegna, i grandi espandimenti basaltici sono da ricondurre a una copertura su terreni substrato di tipo miocenico, d'accordo? Qui la cosa è molto evidente. Noi abbiamo trovato il miocene dopo il video Furtei praticamente e stiamo risalendo, siamo arrivati ormai a Gesturi, e stiamo risalendo verso nord-est e abbiamo attraversato tutto questo bacino miocenico e adesso siamo risaliti sulla giara. Naturalmente dalla fossa, dove eravamo prima, Villamar Las Plazas, alla giara di Gesturi sarà un dislivello, adesso non saprei dire a occhio, a memoria, 150 metri per intenderci. Questo dislivello è, come dire, un dislivello che è in parte assorbito nella potenza del sistema miocenico, quindi vuol dire che se esisteva una successione miocenica di 300 metri, la parte superiore è questa dove noi ci troviamo adesso, che è coperta dalla colata basaltica. La fossa che sta immediatamente a ridosso, avete visto scendendo anche il paesaggio, quindi Las Plazas, Villamar, è 150 metri sotto, poniamo, quindi questi 150 metri sono di potenza reale della successione.
al di sotto di questo ce ne saranno altri 300-400 di metri, d'accordo? Perché il miocene qui è così elevato come posizione? Perché in realtà il basalto, quando si è messo in posto, ha fatto la copertura, quindi ha fatto in modo da salvaguardare dall'erosione il miocene, e quindi qui è rimasto molto più protetto e in realtà, come dire, è rimasto più elevato, più rilevato come quota. Tenete conto che naturalmente però esiste anche un fatto, diciamo, strutturale e morfologico, nel senso che noi stiamo andando verso nord-est, secondo quella sezione iniziale che abbiamo visto, e quindi stiamo andando verso gli appoggi sul substrato paleozoico del mare miocenico, d'accordo? Adesso facciamo un disegnetto così vediamo. Anche qua, dove? D'accordo? Questa è la piana, qui c'è allora Villa Mar, Las Plazas, Gesto di Barumini, d'accordo? E questa è la giara di Gesturi. Quindi una colata basaltica che appoggia sopra il miocene. Qui sotto c'è il miocene stratificato, d'accordo? Così come l'abbiamo visto qui nella fossa. Allora questo qui, diciamo, è circa 550-650 metri. Come quota, non mi ricordo esattamente, e qui differenza di quota la fossa verso il Campidano, d'accordo? Allora, il basalto chiaramente con la sua resistenza meccanica copre il miocene e lo salvaguarda. Sul versante, forse avete visto salendo, ci sono tutti gli elementi di frana della colata basaltica. La colata basaltica è da immaginare come qualcosa del genere a cappello, d'accordo? Naturalmente il substrato si consuma e quindi per mancanza di appoggio la colata arretra, l'abbiamo già visto prima per quanto riguarda il miocene resistente, quindi la colata tende costantemente a ridursi. Fate conto che la giara di Gesturi ha qualcosa come 12 km, d'accordo? È una così grosso modo ellittica per 6-7 km almeno, quindi è una colata relativamente piccola rispetto alle grandi colate basaltiche che si conoscono a livello mondiale, però è per la Sardegna una bella struttura, diciamo, e quindi ha fatto in modo di coprire il miocene e di salvaguardarlo. Naturalmente l'erosione consuma continuamente e la colata frana e quindi arretra, quindi è destinata a ridursi costantemente nel tempo. Dal punto di vista della situazione di messa in posto di queste cose, noi dobbiamo immaginare una successione miocenica preesistente, d'accordo? All'interno di questa successione si è a un certo punto aperta una frattura, una grande frattura, una fenditura, e lungo questa fenditura è risalito il nostro basalto, d'accordo? Il basalto è risalito e si è espanso sopra, d'accordo? E in questo modo si è creata questa struttura. Naturalmente i fenomeni associati a questo tipo di messa in posto sono molteplici, e tra tutti possiamo citare quelli più importanti per quanto riguarda le conoscenze che si devono avere. Allora, fenomeni di fratturazione associati al raffreddamento: la colata è qualcosa di molto caldo, arriva in superficie fluida, comincia a scorrere, naturalmente comincia a raffreddarsi e poi comincia a fratturarsi per contrazione durante il raffreddamento. Quindi la colata apparentemente è una struttura continua, in realtà presenta dei piani di fessurazione che fanno in modo che il sistema sia un sistema relativamente permeabile, d'accordo? Quindi voi dovete immaginare che questo basalto presenta delle fessurazioni e quindi le acque meteoriche che incidono qui cominciano a entrare dentro queste fessurazioni e a propagarsi all'interno della colata. La colata, dal punto di vista degli spessori, ha uno spessore relativamente, allora diciamo 15-25 metri, quindi è roba poco potente, non immaginate chissà quale potenza, però insomma 25 metri di potenza continua sono già una bella potenza. Quindi all'interno di questa potenza voi avete delle linee di fessurazione, contrazione, raffreddamento e le acque possono penetrare. Naturalmente cosa succede? Succede che
A lungo andare l'azione meteorica fa in modo di alterare il basalto. Il basalto è una roccia basica fatta da che cosa? Dal punto di vista compositivo. Essendo una roccia fenica va molti fenici, quindi materiali ferromagnesici, Fe, Mg, e plagioclasi della serie calcica Ca, d'accordo? In questo sistema, diciamo, i minerali che si alterano danno come prodotti argillosi. L'idrolisi dei plagioclasi forma dei prodotti argillosi. Questi prodotti argillosi tendono a rendere via via impermeabile la superficie del basalto e a occludere le possibili fessure di contrazione, in modo tale che sulla superficie del basalto, se noi facciamo un ingrandimento, si creano delle depressioni morfologiche che possono contenere dell'acqua, d'accordo? Quest'acqua forma quelle che vengono chiamate paulis, pauli o paulis al plurale, che sono delle grandi superfici con un piccolo battente, nelle quali l'acqua meteorica si accumula e crea queste paludi, che sono poi quelle che consentono la conservazione dell'acqua per periodi variabili durante l'anno, che la popolazione non la consuma tutta, e che consente ai cavallini della gela di bere, d'accordo? E poi consente anche lo sviluppo di tutte quelle forme di vita vegetali che, insomma, sono caratteristiche di questo tipo di ambiente. Per quanto riguarda l'altro fenomeno legato a questo tipo di processi, naturalmente succede che quando l'acqua meteorica si infiltra nella potenza del basalto e riesce a passare, arrivata qui a contatto col substrato miocenico, trova dei terreni che sono molto più impermeabili, nel senso che sono a base argillosa, e allora, non potendo proseguire in verticale, tende a muoversi in orizzontale. Allora, normalmente, lungo tutti i contatti, cioè se noi facciamo uno spaccato ingrandito del contatto fra la colata basaltica e il miocene, l'infiltrazione meteorica fa in modo che l'acqua cammini in verticale all'interno dei basalti, dove si può muovere lungo sistemi di fatturazione, è arrivata qui al contatto, non potendo propagarsi in verticale verso il basso, si muove in orizzontale. Allora qui, normalmente, nei contatti si formano sempre quelle che sono le sorgenti di contatto. Sorgenti di contatto cosiddette, d'accordo? Se voi fate una passeggiata attorno ai bordi delle giare, troverete che lungo tutti questi bordi trovate sempre l'emergenza di queste acque, che sono l'effetto di questo tipo di sistema. Il miocene è normalmente una successione impermeabile mediamente, quindi con contenuti argillosi che impediscono la propagazione verso il basso e favoriscono invece il deflusso lungo linee orizzontali, in modo tale che si ha un sistema di carica delle acque all'interno del basalto e poi un deflusso lungo i contatti. Dal punto di vista delle facce possibili, queste rocce effusive sono rocce che vengono a giorno abbastanza calde e che tendono a raffreddare. Il raffreddamento, come dire, procede in modo differente in funzione delle diverse situazioni. I gas contenuti all'interno del basalto tendono a sfuggire, quando non possono sfuggire restano catturati. E ora voi avete facce svacuolari, adesso guardiamo un po' queste facce da vicino, vedete che le facce del basalto sono molto differenti fra di loro, sono facce molto molto compatte, a grana fine o finissima, non risolvibili praticamente a occhio nudo, nel senso che a occhio nudo voi siete in grado di riconoscere quasi niente. I remember lying there, wishing I could be safe.
Cammina, siamo arrivati fino al basamento antico, quindi in quel percorso ideale che abbiamo tracciato sulla carta, noi siamo arrivati esattamente alla antica terra emersa, costituita dal basamento antico paleozoico, qui nel caso specifico rappresentato da un granito, quindi da un corpo granitico che si è intruso all'interno del complesso paleozoico, che qui non vediamo ma che vedremo eventualmente più andando verso il lago di Mallao, che è il complesso scistoso paleozoico, e quindi vuol dire che siamo arrivati al limite del mare miocenico, d'accordo? Adesso noi lentamente arretreremo e ripercorreremo questa strada fino su al tornante, diciamo, e camminando lungo la strada voi vi muoverete esattamente andando dentro quello che è il prodotto di sedimentazione marina del miocene che si è appoggiata su questa parte che era la parte emersa, più o meno emersa, diciamo, del continente paleozoico che esisteva come grande isola, per quanto abbiamo visto sulla carta, d'accordo? Adesso facciamo qualche passo indietro molto lentamente. Da un punto di vista, diciamo, generale, definire la posizione di questo piano di frattura vuol dire misurare una serie di paroni angolari, sia azimutali che zenitali, in modo tale che in un sistema di riferimento questo piano resti univocamente definito. Noi abbiamo detto che per tutte le operazioni che vengono condotte in geologia ci si basa su quella che è la cartografia ufficiale. La cartografia ufficiale naturalmente è fondata su certi presupposti e quindi su certe convenzioni internazionali. Quindi rispetto a una cartografia ufficiale noi dobbiamo essere in grado, per esempio, di piazzare sulla carta questo piano di frattura e riconoscerlo in modo assolutamente inconfondibile. E quindi dobbiamo misurare delle dimensioni azimutali rispetto al nord geografico, magnetico, che noi possiamo valutare, una direzione dell'immersione, questo è un piano, idealmente nello spazio è un piano che si propaga in alto e che scende in basso, che dal punto di vista della riferimenti cardinali immerge verso una certa direzione azimutale con un certo angolo di inclinazione. Quindi voi, una volta definiti due valori azimutali e un valore zenitale, siete in grado di piazzare in un sistema tridimensionale il vostro piano. È chiaro? Chiaro? La bussola da apprendista è una comune bussola in cui il lago è sospeso su un perno meccanico, la sospensione è una sospensione meccanica pure semplice, mentre invece la bussola professionista ha un piatto, cioè il lago è sostituito da un piatto ed è sospesa in un liquido, in modo tale che gli smorzamenti siano molto più efficienti. Vedete che questa cosa qui balla molto di più di quanto non balli il piatto, d'accordo? Naturalmente la bussola ha sempre anche una bolla che consente di metterla in posizione orizzontale, tutte le bussole hanno la bolla. Per il resto la bussola da geologo è caratterizzata da un cerchio mobile che
in realtà non serve a molto, serve solo in certi casi a leggere in modo veloce angoli, però in realtà non servirebbe a niente, insomma, d'accordo? Anche questa qui c'ha il cerchio mobile e poi è dotata di traguardi, nel senso che consente di misurare allineamenti. Quindi voi nella bussola da apprendista, vedete, voi avete qui una fenditura, qui avete un punto di mira, potete traguardare e quindi leggere una direzione con la bussola. In quelle da professionisti invece qui esiste un prismetto, questo si abbatte, vedete, questo si solleva, qui c'è una linea di fede sul vetro. Uno guarda attraverso il prisma legge direttamente sul cerchio in modo tale che ha immediatamente un valore azimutale e ruotando o traguardando può misurare immediatamente angoli azimutali e valutare eventualmente distanze, così come si può fare. Allora, le bussole da geologo sono concepite per misurare, l'altra grande caratteristica delle bussole da geologo è quella di avere un clinometro, d'accordo, che consente di misurare inclinazioni, in questo caso angoli zenitali, d'accordo? Quindi anche qui vedete che esiste all'interno, vedete che questa robettina che si muove, che consente di misurare angoli zenitali, cioè inclinazioni di piani nello spazio. E lì è lo stesso, nel senso che questo qui si può liberare dal fermo e su questo semicerchio graduato uno legge un angolo, va bene? Quindi voi potete leggere con la bussola da geologo angoli azimutali, angoli zenitali e quindi definire la posizione di un piano nello spazio in qualunque situazione vi troviate. Allora, per convenzione, il lato lungo della bussola è quello che viene utilizzato per essere piazzata su questo piano per effettuare le operazioni che adesso noi faremo. Allora, fare, tu l'hai fatta queste cose qui, eh? E te le ricordi adesso. È definito da almeno due elementi. Una direzione. Da dietro, guarda. È una direzione di immersione e poi eventualmente si può valutare la inclinazione. Allora, la direzione dell'immersione di un piano nello spazio è la direzione di massima pendenza che può venire. C'è il martello mio di sotto i piedi che facciamo. Me lo date il martello un attimo. La direzione di immersione di un piano, comunque sistemato nello spazio che non sia solamente verticale, è data dalla direzione di massima pendenza. Allora, nel caso nostro, se noi dovessimo valutare anche l'acqua che scende, questa può essere definita come direzione di massima pendenza. D'accordo? Siete d'accordo? State seguendo il discorso? Quindi se io traccio su questo piano una direzione che individua la direzione di massima pendenza del piano, sto individuando la direzione di immersione del piano a 90 gradi rispetto a questa direzione. La bolla. Poi la direzione del piano. Quindi con un sistema di semirette in questo modo io sono in grado di definire la posizione nello spazio in termini azimutali. Quindi io prendo la bussola e poiché per consuetudine il lato lungo è quello che si appoggia, allora la bussola si mette in orizzontale con la livella, con la bolla, e poi il lato lungo si appoggia sul piano che si sta misurando in una posizione che sia grosso modo a 90 gradi rispetto alla direzione di massima immersione, d'accordo? Allora questa linea qui identifica la direzione che io mi sposto parallelamente, adesso giusto per mostrarlo, mi metto così e leggo sulla bussola un certo valore azimutare. Cosa legge la bussola? Leggimi la bussola, tu che la vedi bene. Insomma, no, non ce la Parenzena, so. vieni giù, vieni. Allora, la direzione di questo piano è nord 15 est, che si scrive esattamente N15E, d'accordo? Questa è la direzione del piano. La direzione dell'immersione è normale a questa direzione, quindi si può anche ricavare immediatamente. E come la leggiamo allora noi? Se la direzione è circa nord-sud, la direzione dell'immersione può essere o est o ovest. Nel nostro caso è ovest, d'accordo? Quindi il piano è individuato da una direzione nord 15 est con immersione a ovest, oppure se volete fare esattamente la misura la fate, e l'angolo di inclinazione deve essere valutato con il clinometro, d'accordo? Allora in questo modo
noi possiamo utilizzare il nostro clinometro, mettiamo in funzione il clinometro e leggiamo l'angolo. Leggi, parete, io non ci arrivo. 60 gradi. 60 gradi. Quindi vuol dire che il piano ha direzione nord 15 est e immerge verso ovest di 60 gradi. D'accordo? Allora, con queste semplici misure voi siete in grado di, in modo inequivocabile, individuare nello spazio qualunque piano, il che è lo stesso individuare strati, piani di strato, tutto quello che vi serve per fare della stratigrafia di base o della geologia, se preferite. D'accordo? Ricordare quello che abbiamo visto. Allora, lì giù noi avevamo un affioramento di granito, d'accordo? La facciamo una... facciamo la strada che sale, d'accordo? Allora, qui avevamo il granito, dove eravamo prima fermi, d'accordo? Adesso stiamo procedendo così noi, praticamente voi avete qui un po' di vegetazione, non si vedeva bene, e poi improvvisamente cominciate a trovare delle cose messe così, vero? Dico bene. Ecco, adesso noi praticamente camminiamo lungo la strada. Queste strutture di stratificazione che vedete sono esattamente la fotografia dell'appoggio del mare miocenico che era entrato. Il mare miocenico che era entrato su questa isola, quindi noi avevamo, al momento in cui questo avveniva, avevamo un paleocontinente paleozoico, scistoso, intruso dal granito, è un mare che comincia a entrare, d'accordo? Ecco, noi siamo esattamente, quindi il mare che avanza così verso il continente, e noi siamo esattamente in questa situazione. Noi abbiamo visto per rapporto alla morfologia l'affioramento granitico, però tenete conto che l'erosione, come dire, maschera un pochino i reali rapporti, però è chiaro che questi prodotti del mare miocenico sono appoggiati su questo paleocontinente. E in questo caso il nostro stock granitico che è lì è coperto, vedete, se voi guardate questo grosso anfiteatro naturale, vedete da che cosa è caratterizzato? Da questi prodotti stratificati che sono il miocene, poi naturalmente l'erosione qui ha creato questo anfiteatro, al centro, se facciamo una pianta, grosso modo, che rispecchia la situazione, noi abbiamo un anfiteatro così, la strada cammina così e fa il tornante, e noi vediamo praticamente di fronte a noi che cosa? Qui, grosso modo, al centro di questo tornante, la strada ci gira attorno, ci è passata dietro perché in effetti la valle ha forzato la strada in questo modo. Qui abbiamo questo stock granitico, d'accordo, che affiora ed è coperto, era coperto totalmente dal miocene, che poi è stato smantellato, e noi troviamo le coperture invece qui lungo la strada, d'accordo? Quindi noi stiamo guardando lungo questa strada l'effetto di copertura del miocene sopra il paleocontinente paleozoico. L'erosione vi disegna questo anfiteatro nel quale voi vedete dei prodotti suborizzontali, tutta quella roba che vedete lì su in alto che sta crollando, la vedete? Sono i prodotti del miocene che per mancanza di appoggio crollano e quindi si riversano sul versante. Adesso noi siamo su una sezione naturale lungo la strada e vediamo esattamente questa situazione in cui noi possiamo camminare dentro il miocene. Chiaramente, siccome la polarità è questa è la parte più giovane, questa è la parte più vecchia, noi muovendoci lungo la strada stiamo anche risalendo nella serie miocenica, quindi ci spostiamo via via da termini più antichi del miocene verso termini via via più giovani, d'accordo? Allora, questa successione che voi vedete qui e che seguiremo per un po' è grosso modo la parte, non è esattamente la parte basale, noi abbiamo detto altre volte, mi pare, che ogni ingressione marina è testimoniata normalmente da un cosiddetto conglomerato basale, che è il prodotto di smantellamento del primo effetto di alta energia che il mare svolge sul continente, entra, comincia a smantellare parte del continente o a rimaneggiare quello che trova e accumula prodotti grossolani, d'accordo? Quindi ogni trasgressione che si rispetti ha alla base un conglomerato trasgressivo. In questo caso noi siamo più in alto, quindi questo conglomerato trasgressivo lo troviamo sotto, eventualmente sotto il versante qui si può andare a vederlo, noi non ci andiamo. Quindi noi siamo più in alto e siamo dentro prodotti che non sono conglomeratici ma sono arenitici, quindi hanno granulometria più sottile e sono già molto più evoluti rispetto al conglomerato basale.
Oh, tenete conto che questi prodotti che vedete sono delle arenarie nelle quali è ancora manifestamente presente una componente vulcanica. Il vulcanismo andesitico e riolitico che noi abbiamo visto nelle altre escursioni è presente qui ed è esattamente dietro questo tornante a Fiora, d'accordo? Ed essendo più antico di questa ingressione marina miocenica, naturalmente il mare miocenico ha smantellato parte di queste vulcaniti ed è anche possibile che durante l'ingressione marina ancora delle pulsazioni vulcaniche si verificassero. Per cui questi prodotti risentono ancora di una componente vulcanica abbastanza importante. Dal punto di vista delle strutture e tessiture vedete delle situazioni di stratificazione molto netta e come vedremo poi sono degli, questo livello è un livello fossilifero estremamente caratterizzato, nel senso che in questo livello si è verificata quello, è presente quella che chiamano una tanatocenosi, cioè se voi percorrete questo orizzonte trovate veramente una quantità notevolissima di resti fossili di lamellibranchi, gasteropodi eccetera, a testimoniare un ambiente che improvvisamente ha portato alla morte forme di vita molto diffuse e le ha accumulate in questo particolare orizzonte. L'orizzonte è marroncino, tutto quello che vedete di bianco all'interno, quelle striatuline bianche, quei punti bianchi, sono tutti gusci di conchiglie, d'accordo? Ci sono conchiglie, per intenderci, di queste dimensioni, sono dei pecten, ci sono dei gasteropodi, lumache, così grandi, c'è di tutto insomma qui dentro, ed è un orizzonte fossilifero abbastanza individuato. Man mano che si risale nella successione miocenica, quindi noi ci spostiamo, adesso siamo grosso modo in questo punto più basso, noi camminiamo e arriviamo fino a un certo punto qui, risalendo si passa da prodotti arenitici via via verso prodotti più fini fino a prodotti quasi evolventi verso delle calcareniti, d'accordo? Vedete che la parte superiore è abbastanza, si vede benissimo, la vedete stratificata, netta. Adesso salendo vedremo da vicino tutte queste cose qui, sperando che allora. Vedi che se io le smantello comincio a perdere di vista le cose, perché si uniforma un po' tutto. Allora, teoricamente, la situazione quale dovrebbe essere? Fra questo prodotto qui e questo prodotto qui non c'è nessuna differenza, d'accordo? L'unica differenza consiste nel fatto, ed è una differenza acquisita posteriore alla sistemazione originaria di questi sedimenti, che in realtà a partire da una superficie che sta più in alto si propagano verso il basso queste strutture che sembrano materializzate da una litologia diversa. In realtà non sono litologie diverse, ma sono invece che cosa? Effettivamente si pensa che durante questa trasgressione, in realtà la trasgressione è avanzata a balzi, diciamo, non è avanzata con costanza propagandosi verso l'interno del continente, ma come tutte le trasgressioni avanza, un momento di stasi, poi un'altra avanzata. Ecco, sembrerebbe che durante uno di questi momenti di stasi ci sia stato un movimento inverso e quindi il tutto sia stato anche sollevato, esposto in atmosfera, abbia perso l'acqua, quindi si sia disseccato, si siano verificate delle fratture per disseccamento e poi lungo queste fratture sia penetrato e ha creato ai bordi di queste fratture, di queste vie di percolazione, un fenomeno di carbonatazione. Però vedete che tutte queste robe sono più bianche rispetto alla matrice originale. Allora si vede che effettivamente in queste linee di percolazione c'è stato un fenomeno di dissoluzione e riprecipitazione di sali carbonati che hanno colorato verso la matrice del sedimento. In realtà non esiste nessuna differenza fra questo sedimento e questo sedimento, d'accordo? Se non nel contenuto di fase carbonatica che è da imputare a un fenomeno di questo tipo. Questa è almeno l'interpretazione che viene suggerita. In realtà vedete ci sono anche altre piccole vie lungo le quali ha circolato un fluido che ha depositato dei sali. Vedete, questi sistemi di fratture anche molto sottili dicono questo.
E allora, spostandoci via via verso la parte superiore, assisteremo anche a un'altra variante su questo tipo di comportamento. Se voi osservate qui, dov'è la nostra collega? Ecco, vedi qui? Qui si vede benissimo il fenomeno, nel senso che tu hai una zona centrale, che probabilmente è la zona lungo la quale si propagava il flusso, vedi, più sottile, che cammina, e poi ai bordi questa fascia che è stata interessata da questi fluidi che hanno depositato dei sali, e poi lateralmente invece verso il sedimento indisturbato, che è questo. È un fenomeno, così, almeno in questa ricostruzione, abbastanza plausibile ed è, insomma, accertato, diciamo. I livelli di sedimenti suborizzontali sono ancora riconoscibili. Ogni tanto esistono queste strutture seccanti che hanno caratterizzato in modo diverso questi prodotti, e alla fine vedete che queste situazioni seccanti individuano delle sferoliti quasi. Poi avete la composizione fra un corpo orizzontale, una frattura più o meno verticale, e la individuazione lungo i livelli di una mineralizzazione ad opera di questi fluidi. In funzione delle situazioni di erosione anche, questi livelli suborizzontali, anche qui si vede, vengono via via, come dire, parzializzati in singoli elementi che poi tendono ad assumere una forma sferoidale, e sembra di vedere delle palle, vedete di sopra? In realtà non sono delle palle isolate, sono l'effetto lungo un livello, che qui è visibile, della intersezione fra fratture verticali, mineralizzazione ad opera di soluzioni e poi individuazione di questi corpi sferoidali. Al di sopra c'è una superficie di discontinuità che vedremo più avanti e che testimonierebbe questa fase di possibile emersione.